Daniela Ruggeri, rappresento la comunità di Ninux. Ninux è una comunità di persone amanti della tecnologia. Parecchie sono nerd, parecchie non sono nerd tipo me, che conosco la programmazione ma non a livello bassissimo, che hanno avuto la meravigliosa idea di mettere su una rete mesh wireless con tante antenne tipo questa, e hanno coperto diverse aree di Roma, sono arrivati addirittura fino a Pomezia, di giù a Dea, ai Castelli Romani. E ci sono altre realtà in tutta Italia che stanno copiando questa rete, e ci stiamo sempre più espandendo, ma non diamo soltanto connettività di questa LAN, diamo anche altre cose, come per esempio questi stupendi workshop chiamati Digital Mass, che portano la conoscenza soprattutto sulla tecnologia. Io sono anche presidente della Java Italian Association, quindi si sposa bene anche il workshop che sto per tenere, che riguarda Lego, l'unione tra Lego e Java, in un progetto open source che si chiama Legios. Due parole su Java. Che cos'è Java? Java è un linguaggio di programmazione e è un ambiente di esecuzione progettato da James Gosling della Sun Microsystems. Nel 1990 la Sun Microsystems stanziò circa $1 milione per progettare un'interfaccia per le piccoli elettrodomestici. Quindi mise su un gruppo di lavoro con a capo James Gosling, e James Gosling inventò un nuovo linguaggio che chiamò inizialmente OOC, ma questo nome sembra che era già stato usato per altre tecnologie, e quindi gli cambiò il nome e lo chiamò Java, dal linguaggio di programmazione, dal caffè che prendevano i programmatori sotto l'ufficio, che era un caffè Java. Infatti Java ha come simbolo una tazzina di caffè. Le tre anime della piattaforma Java sono la Standard Edition, che è usata per le applicazioni standalone, l'Enterprise Edition, che è utilizzata per le applicazioni web, e la Micro Edition, che è utilizzata per l'ambiente mobile. Alcune caratteristiche. Dunque, è un linguaggio semplice rispetto ad altri linguaggi tipo C++, che è un linguaggio che supporta l'ereditarietà multipla, e invece Java la supporta semplice. Poi ha altre caratteristiche che rendono più facile la vita al programmatore quando programma. Object oriented, orientato agli oggetti. Interpretato, perché Java quando viene compilato si ferma un attimo prima della piattaforma, cioè viene compilato all'80%, interpretato al 20% quando viene mandato in esecuzione, in modo che questo 80% può essere spostato in qualsiasi piattaforma, e in qualsiasi piattaforma girerà. Non è come il C, perché il C si lega alla piattaforma hardware, e quindi quando uno passa da un ambiente all'altro deve comunque cambiare anche il sorgente, perché magari cambiano determinate funzioni che uno deve richiamare. Mentre Java non è così, perché Java lo scrivi una volta e gira ovunque. Sicuro, perché Java gira dentro un ambiente che si chiama Java Virtual Machine, quindi è controllato e non può uscire da questo ambiente, quindi non può andare a toccare aree protette di memoria e generare degli errori. Multithreaded. Quando nacque Java, lo fecero multithreaded. A quel tempo neanche C++ era multithreaded. Che cosa significa multithreaded? Il thread significa che supporta più thread, e un thread è un insieme di comandi, un insieme di funzionalità che girano contemporaneamente nel programma in maniera parallela. Questo lo spiegherò un po' più tardi. Portabile per la condizione che, come ho detto, è compilato 80%, quindi è portabile. Estendibile, in quanto supporta le varietà, quindi qualunque libreria che
fatta anche dalla Sam Ecosystem, ma anche fatta da terze parti, può essere estesa dal programmatore e personalizzata, orientata agli standard. Ma la cosa più incredibile è che Java è stata una rivoluzione. E in Italia si è affacciato fin dal 1996, dal 95 si cominciava ad avere qualche sentore su Java. Nel 96 è proprio esplosa ed ha appassionato migliaia di programmatori in tutto il mondo. Sono nate tantissime community e addirittura esiste una community tutta di donne solo su questa tecnologia internazionale che sta in Olanda, si chiama Duchess, dal simbolo di Duke, diventato Duchess col fiocco rosso in testa. E infatti l'evoluzione di Java è che Java oggi è il punto di, diciamo, è il fulcro centrale tra le tecnologie che l'hanno preceduta, da cui ha preso il spunto, alle tecnologie che l'hanno seguita, perché sono usciti fuori nuovi linguaggi come JRuby e Jython, che sono i corrispondenti di Ruby e di Python, che praticamente generano compilato che gira nella stessa Java Virtual Machine di Java. Quindi usando la stessa Java Virtual Machine di Java io posso utilizzare programmi differenti e li faccio girare lì dentro, uguale. Dimenticavo, anche la Microsoft l'ha preso come punto di riferimento quando ha creato il suo linguaggio, il C Sharp. Allora, passiamo a un concetto che è tipico sia di Lego che di Java, la componibilità. Componibilità significa comporre, mettere insieme componenti elementari e quindi è contrapposto a monolitico. Monolitico è qualcosa che tu fai e che non lo puoi più utilizzare, lo utilizzi soltanto per quella funzione e in nessun altro ambito. Componibile è quando tu hai tanti pezzi, li metti insieme e fai un pezzo più grande che funziona. Per esempio la rivoluzione del web 2.0 si basa anche sulla componibilità, perché tu nella pagina web puoi inserire, tramite il mashup, componenti di terze parti. Per esempio puoi mettere un video di YouTube, puoi mettere dei componenti di Google e così via. E stai facendo qualcosa di integrato con un software fatto da altri. Un altro concetto importante è l'interoperabilità, che è la capacità di una nuova tecnologia di integrarsi con soluzioni già esistenti, traendone il massimo vantaggio, cioè praticamente tu ti avvali di ciò che è già stato fatto e di ciò che si sta facendo. Il tipico è proprio l'open source, per esempio, no? Che ti avvali di quello che hai fatto, di quello che stai facendo, magari contribuendo. Quindi ieri era inutile inventare la ruota, oggi non c'è il tempo di farlo, così risparmi anche tempo e impari cose nuove. Inoltre l'interoperabilità ha delle regole, ovviamente bisogna documentare dettagliatamente le interfacce pubbliche delle funzionalità hardware e software, se no non puoi utilizzarlo. E utilizzare le risorse ottimali per quello che devi fare, adottare e rispettare i protocolli standard, aprirsi alla collaborazione condividendo conoscenze e risorse, quindi coltivare il senso di community, quello che fa anche Linux. In Linux si fa proprio questo, si coltiva il senso della community e si condivide la conoscenza anche tramite questi workshop. Vediamo adesso Lego e Java. Sono due esempi brillanti di componibilità e interoperabilità. Lego ovviamente non ha bisogno di presentazioni, perché tutti quanti più o meno abbiamo giocato con Lego da piccoli. E quindi supporta la componibilità, perché tu tramite questi mattoncini tu puoi realizzare tutto quello che vuoi, fare qualsiasi tipo di costruzione. L'interoperabilità, perché è ben documentata sul protocollo di comunicazione, soprattutto per la robotica, e l'interfaccia hardware. Java, le tre edizioni condividono totalmente il linguaggio. Le librerie possono essere portate tranquillamente su architetture e piattaforme diverse. E interoperabilità, cioè, a parte il senso delle community che sono
nate in tutto il mondo, è disponibile per tutti i database, framework di comunicazione web e wireless, web streaming, data type e imaging, e sono anche disponibili sorgenti di Java. Oltretutto di Java esiste la versione standard, che è free, almeno così mi risulta, e la versione open, perché esiste il JDK, esiste l'Open JDK, sono due versioni parallele. Cominciamo con Lego Maestro RCX, Robotic Command Explorer, sviluppato in collaborazione con il MIT. L'RCX è il primo esempio di Intelligent Brick. Ha una CPU di 8 bit a 16 MHz, 16 KB di ROM, 32 KB di RAM, 3 porte di input per i sensori, queste qui, in alto, queste sono per i sensori, 3 porte di input e 3 porte di output per i motori. 3 porte di input per i sensori e 3 porte di output per i motori. Qui c'è il bottone di start, c'è un bottone per visualizzare lo stato che è view, questo nero, per visualizzare lo stato dei sensori. E poi c'è il bottone di run, di far partire il programma cioè questo è per accendere, questo per mandare in esecuzione il programma. E questo, in questo programma qui, significa fa passare da questo bottone grigio, fa passare da un programma all'altro. In origine, col software originale, se ne possono caricare fino a 5 programmi. Oltretutto, come vedete, il brick comunica tramite questo qui, l'IR Tower si chiama, la torre infrarossi, che sarebbe questo oggetto qui, è la torre infrarossi, che serve appunto per fare l'upload dei programmi o cambiare il firmware. Questo è l'ambiente che viene dato in dotazione. Ovviamente questo ambiente si può spiegare ai ragazzi dai 12 anni in poi. Già con 12 anni riescono a capire, i programmatori capiranno subito che questo è un diagramma a blocchi, né più né meno, perché come vedete è un programma questo che imposta dei comandi nei blocchettini, ha una condizione, la classica if, che prende una strada o all'altra, e poi ci sono addirittura dei programmi come muovi il braccio 2.0, che è una funzione di libreria. E sulla sinistra potete vedere la libreria, e quindi ognuna di quei blocchettini è formata di altri blocchettini e può essere sia fornita dalla casa, sia fatta dal programmatore. Ci sono blocchi che sono semplici, come istruzioni di assegnazione, e blocchi più composti che sono formati di altri blocchettini. Proprio il concetto di libreria, quindi un ragazzo di 12 anni può già imparare a utilizzare questo ambiente visuale e imparare a programmare. In particolare, che cosa fa questo programma qui che vedete? Queste sono le specifiche. Un robot deve emettere suoni, alzare il cappello e girare a sinistra quando viene toccata la mano per meno di 3 secondi. Oppure il robot deve emettere suoni diversi, alzare il cappello e girare a destra quando viene toccata la mano per più di 3 secondi. Praticamente quello che fa è questo. Più di 3 secondi, no, passati 3 secondi. Passa dall'altra parte. Questo è il programma in italiano strutturato. Che cosa dice? Italiano strutturato. Dice: sopra c'è il sensore di contatto, che sta sotto il braccio,
Perciò quando io spingo la mano, il sensore di contatto passa a stato premuto, quando la lascio diventa stato rilasciato. Che cosa fa? Se lui parte in condizione di rilasciato e dice il sensore di contatto del robot parte in posizione premuta, quindi il programma, in attesa che qualcuno tocchi la mano provocando il rilascio del sensore. Quindi io premo il sensore e parte. Che cosa fa? Imposta il timer 1, quindi fa partire il programma, fa partire il timer. Attendi finché count 1 significa che il programma attende finché il sensore non viene rilasciato di nuovo. Se timer quando viene rilasciato, se timer è minore di 3, significa che sono passati meno di 3 secondi, che cosa fa? Condizione verificata. Fa un bit di tipo 3, perché ci sono vari tipi di bit. Lancia il bit di tipo suona il bit di tipo 3 e ruota a sinistra per un secondo. Quindi il motore collegato alla porta C ruota verso sinistra, facendo quindi ruotare il robot verso sinistra. Dopodiché muove il braccio 2 a 2 secondi, quindi il motore collegato alla porta A ruota facendo muovere il braccio 2 secondi sulla destra. Qui non ha importanza la direzione di rotazione. E altrimenti che cosa fa? Tutto il resto. Fa le stesse posizioni però al senso inverso. Ovviamente se ci stanno domande potete farle, se non è chiaro qualcosa. Questo è il programma in italiano strutturato. Vediamo adesso la Legios, che cosa dà, che cosa si può scaricare dal sito della Legios, che potete trovare a legiosforge.net. Ci sono due file, uno per Windows e l'altro che funziona con Linux, Mac e Solaris. Sia la versione 2.1.0 che è stabile, sia la versione 3 che è instabile, cioè che è in test. Questo contiene la directory Legios, c'è sta il bin che contiene gli eseguibili, poi ci sono classes che contiene i sorgenti Java, poi c'è common che contiene tutti i file usati per il codice, per il link e la virtual machine. Il link sarebbe l'assemblatore, quello che mette insieme tutte le varie funzioni di libreria. Dopo che avete compilato il programma, avete il programma compilato, ma non basta, deve essere linkato con tutti i pezzetti, avete visto pure nell'esempio, no? Con tutti i pezzetti, nell'esempio c'era muovi braccio, per esempio, quello era formato di blocchetti di funzioni di libreria che trovate da altre parti, lo stesso Java funziona allo stesso modo. Poi ci sono gli esempi, le docs e documentazione, Game Boy Implay, addirittura un file per la piattaforma Nintendo, e JDULs, codici di programmi di utilità. Cioè per pilotare dalla piattaforma? Cioè tipo io muovo il Game Boy. Non l'ho provato perché io non ho neanche la piattaforma Nintendo, ma serve per integrare la piattaforma e pilotarla dalla piattaforma, sì. Poi ce ne sono anche altre funzioni, per esempio ci sta Unix Implay che contiene codice necessario a creare un tool di emulazione Unix. Ci sono varie cose che mette a disposizione. Oh, queste sono importanti, queste sono le due librerie che contengono le classi Java per far funzionare tutto. Per esempio l'RCX e RCX.com, la gestione dei sensori, dei motori e la comunicazione da RCX a PC. Quindi l'interfaccia Legios è già Java? L'interfaccia Legios sì, è Java. È tutto Java. Viene fornito già di base come interfaccia? Sì, Java. Col firmware Java. Il firmware viene scaricato dentro. Inizialmente il brick viene fornito con codice, con piattaforma scritta in C dalla Lego. Poi la Legios è un open source che comprende anche, oltre alle librerie Java per farlo funzionare, per fare comunicare il PC con l'RCX, anche il firmware Java. E il firmware Java viene scaricato flashando il codice
codice originale, viene scaricato dentro al brick e viene fatto funzionare. I package, allora, le librerie contengono questi package qua. Il package non è altro che un sottinsieme di classi. Non so se qualcuno sa che cos'è una classe, è un programma. È un programma e viene suddiviso in pacchettini a cui viene dato il nome package a secondo di quello che fanno quelle classi. Per esempio, il package java.io serve per contiene tutte le classi per gestire l'input e l'output. java.lang contiene il linguaggio base Java. Poi java.util contiene classi di utilità e così via. Importante ovviamente in questo caso sono quelli che gestiscono il robot, per esempio JOSX Platform RCX per gestire i sensori RCX, motori RCX e così via. Allora, vediamo che cosa ha. Ovviamente la Java Virtual Machine che gira dentro l'RCX non può essere uguale a quella che gira sul PC, perché c'è molto meno spazio, dovevano restringere tutte le possibilità, non ci avevano a disposizione tutto lo spazio che abbiamo sul PC, no? E quindi che cosa ha in meno questa Java Virtual Machine rispetto alla versione Java originale? Non supporta il Garbage Collection. Allora, il Garbage Collection è una funzione automatica di libreria che ripulisce la memoria. Cioè, praticamente, voi state utilizzando il programmatore di solito, tante volte è abituato a usare tante variabili quando programma, si dimentica di disallocarle, tipico il C lo fa, e allora a un certo punto la memoria si riempie e il programma cessa per memory overflow. Invece c'è sta la Java Virtual Machine che si preoccupa di praticamente ogni tanto si starta, vede tutto ciò che non è più utilizzato dentro la memoria e lo disalloca senza, insomma, sgravando questa preoccupazione, sgravando il programmatore di preoccuparsi di questo compito, di disallocare la memoria quando non è più usata. Non supporta il comando switch. Il comando switch non è altro che una condizione su variabili intere che testa il valore di una variabile intera e a secondo il valore di quella variabile esegue del codice piuttosto che un altro. Non supporta i tipi primitivi long, cioè i tipi primitivi long sarebbero le variabili intere a 64 bit, arriva fino a 32. 64 non li gestisce. La lunghezza massima che gestisce degli array è 511, non di più. Instance off ritorna true per le interfacce. Vabbè, questo è molto specifico. Comunque instance off ritorna la tipologia di classe che stiamo usando in genere. Java.class non crea istanze. Non so se avete il concetto di classe e istanza di classe, cioè di oggetto. L'avete tutti? Allora, voi siete una classe di persone e quindi siete una cosa astratta, perché una persona è un qualcosa che non esiste, nella realtà ha degli attributi che potete pensare, che ha delle gambe, delle braccia, cammina eretta, e altri attributi anche di tipo psicologico in maniera astratta. Quando dico, per esempio, che Matteo è un'istanza della persona, allora vedo qualcosa di reale e diventa una cosa che effettivamente esiste. Nel caso delle classi, quando parlo di una classe, è una cosa astratta che non può essere eseguita, non ha posizione in memoria, niente. Ma quando gli do un nome e la mando in esecuzione, gli do una posizione in memoria ben definita e quindi quello mi diventa un qualcosa di reale che si sta eseguendo in quel momento. È chiaro per tutti? Anche per te? Sì. Vabbè, class for name restituisce class non fatte exception perché non supporta il caricamento dinamico delle classi. Tipico di Java era che quando viene compilato non viene elencato immediatamente con tutto, anche perché è interpretato, ma viene caricata la classe solo quando ne ha bisogno.
Tu basta che gli dici qual è la libreria di riferimento. Quindi la carica in quel momento, cosa che non, invece in questo caso dentro il brick non lo fa perché viene compilato subito tutto insieme. Supporta solo fino alla versione 1.4 1.4 di che? di Java. Non di più. Cioè, nel senso che quando tu compili, lo compili al massimo fino all'1.4, non di più. Invece la 3.0 ha altre, ha le stesse funzionalità, le stesse caratteristiche, però supporta versioni di Java superiori, quindi potete compilare anche con versioni superiori. L'architettura, vabbè, c'è lo strato hardware, c'è la ROM sopra, poi c'è il firmware che viene caricato sulla ROM, ci sono le classi base, le librerie, le EJOS. E poi c'è il programma che deve girare. Allora, i comandi per l'RCX. Allora, con leggere firmware DL oppure con un nuovo comando firmware DL fa caricare il firmware dentro l'RCX. Lo carica automaticamente flashando quello vecchio. Legge SC o il nuovo comando legge JC compila i programmi, quindi c'è il compilato. L'EJOS run trasferisce il binario in RCX e l'EJOS invece crea il file binario e lo trasferisce tramite ovviamente sempre con l'IR Tower, con la torre. Questo è il trasferimento del codice. Qui abbiamo prima di tutto il codice sorgente. Quindi il compilatore genera, allora dal punto il codice sorgente è un programma che chiamiamo .java. Viene compilato, crea un punto class. Dopodiché viene linkato e quindi si crea un punto bin con link. E ovviamente il link prende le classi che stanno in libreria, li linka insieme, crea un punto bin. Lo manda e poi lo carica tramite l'EJOS run, che è il loader, lo carica dentro la ROM. Quando viene eseguito il programma, il loader lo prende dalla ROM, quindi abbiamo il nostro programma Java, e lo carica nella Java Virtual Machine che sta dentro al brick, con i dati, perché anche con i dati, e poi lo manda in esecuzione. Vediamo Robby. Vediamo Robby, un programma su Robby, come viene effettuato. Alcune cose le avete già viste. E queste sono le specifiche di programma. Allora, la prima specifica è fare in modo che il robot emette i suoni. Allora, fare in modo che il robot emetta dei suoni, alzi il cappello quando viene toccata la mano, quello che faceva prima, emetta suoni diversi e giri sensi diversi a secondo della durata della pressione esercitata sulla mano, e fare in modo che il robot saluti se viene colpito da una luce in faccia, perché ha il sensore ottico sul naso. Praticamente vogliamo fare questo, quello che avete visto, vogliamo fargli fare quello che avete visto prima, con la pressione minore di 3 e maggiore di 3 secondi, e poi anche questo. Vediamo come si fa. Che cosa serve sapere? La base del linguaggio, quindi la sintassi di Java, eccetera, eccetera. Gli eventi a delega. Voi sapete che cos'è un evento, ma sapete che cos'è un evento a delega? Allora, supponiamo, sapete che cos'è un evento? Un evento è anche questo, no? Il problema dell'evento è sempre il solito, cioè registrare gli interessati all'evento. E questo può essere fatto in due modi.
mandando, supponiamo che io devo organizzare un evento di questo tipo, come faccio? O mando a tutto il mondo, a tutto, spammo completamente tutte le mie liste, ma anche persone che proprio non gli interessano niente dell'evento, come potrebbe essere un macellaio, magari che non gli importa niente di informatica e potrebbe essere anche scocciato ad essere raggiunto da cose che non conosce. E quindi poi dopo ci sarà una confusione perché arriveranno chi più chi meno, non si sa, senza nessuna organizzazione, non si sa chi viene. Oppure per esempio chiamo qualcuno, chiamo Alessandro e dico Alessandro, delego l'organizzazione dell'evento ad Alessandro e gli dico Alessandro per cortesia mi organizzi la registrazione degli eventi. Alessandro fa una maschera, poi fa uno studio su varie mail listing che potrebbero essere interessate e spedisce, attenzione ci sarebbe questo evento, registrate a questa maschera chi è interessato. E quindi c'è al momento opportuno noi avremo una serie di persone registrate a cui possiamo spedire di nuovo delle informazioni su quando si terrà questo evento, l'ora e data e così via. L'evento nell'ambito informatico quale può essere? Per esempio un bottone potrebbe essere interessato sull'evento click, quello è un evento, ma anche una finestra potrebbe essere interessata all'evento click a cui scaturisce un'azione. E già una volta era organizzata in maniera molto disordinata, esisteva un unico metodo dove arrivavano eventi di tutti i tipi, quindi quel povero bettone veniva bombardato da tutti i tipi di eventi, dal click, dal che poteva anche non essere interessante per lui, no? E comunque appunto c'era questo bombardamento di eventi su tutti gli elementi grafici della maschera e si è pensato di fare una cosa meglio, quindi di delegare una classe chiamata anche lista ascoltatrice a gestire l'evento. Che cosa fa questa lista ascoltatrice? Gli elementi grafici o altri tipi di classi che sono interessati a quell'evento non fanno altro che registrarsi in questa lista. Dopodiché, al momento giusto, questa lista, gli eventi verranno informati che è avvenuto l'evento e quindi verrà eseguito un codice che il programmatore avrà predisposto in questa lista da essere eseguito. I thread, ne ho parlato, sono molto importanti perché il programma in molti casi non è detto che voglia eseguire il codice in maniera sequenziale, magari ha bisogno che i pezzi di codice coesistano insieme e girino nello stesso programma perché è necessario che sia così. Per esempio, supponiamo che noi stiamo gestendo un grafico, no? Con dei dati che provengono da internet e che si refrescia in maniera, a secondo dei dati che arrivano, si ridimensiona il grafico. No, il programma non è in grado di disegnare il grafico e contemporaneamente prelevare i dati che arrivano da internet. Ha bisogno di due thread paralleli che fanno queste cose distinte e che poi comunicano fra di loro. Allora, vediamo che cosa abbiamo utilizzato per eseguire il programma che avete visto, che avete appena visto. Prima di tutto, la classe timer, ovviamente perché noi abbiamo utilizzato il tempo e quindi utilizziamo la classe timer per gestire il tempo, l'intervallo di tempo di 3 secondi. Poi la lista ascoltatrice del tempo, perché qui abbiamo un evento. È un evento che passati 3 secondi e c'è il cosiddetto timeout out, c'è un tempo che è decorso dopo 3 secondi. E questa lista ascoltatrice ha un metodo, il metodo è la funzione che viene richiamata quando sono passati 3 secondi. Poi abbiamo due eventi. Uno che gestisce il sensore ottico e uno che gestisce il sensore di contatto, perché il sensore ottico deve gestire l'evento, è cambiato lo stato, cioè praticamente da buio sono arrivati lo stato buio e lo stato luce,
sono un cambiamento, è un evento questo, che è cambiato stato. E lo stesso il sensore di contatto che passa dallo stato premuto allo stato rilasciato, o viceversa, dallo stato rilasciato allo stato premuto. E quindi fa cose diverse. Allora, per il sensore usiamo la classe sensor, che è una stazione di sensori, in particolare sensor.S1 rappresenta il sensore collegato alla porta 1, e sulla porta 1 noi abbiamo il sensore ottico. Le porte sono numerate da 1 a 3, mentre i motori ABC. Poi c'è la lista ascoltatrice del sensore, che è quella che si preoccupa di intercettare questo evento e di mandare in esecuzione lo stato quando cambia il metodo, quando cambia lo stato. E questo stato si chiama state changed. Il programmatore metterà del codice opportuno per gestire lo stato. E poi abbiamo la sensor constant, che è la classe statica che contiene tutte le costanti che servono per il sensore. Altre classi usate, ovviamente la classe motor, in particolare motor.A e motor.C sono i motori che sono collegati alle porte A e alle porte C. Button, sì, viene utilizzata anche questa, ma qui non ne parlerò, perché c'è button.run, è il bottone verde, quello che fa partire il programma, e poi c'è punto, anche punto view e punto prgm, però comunque non vengono usati in questo caso. Sound per i suoni, la classe sound. E vediamo come si realizza il tempo. Allora, prima di tutto, il primo cosa che istanziamo, una variabile di tipo booleano. Booleano significa che è una variabile che può assumere due valori, 0 e 1, o vero e falso. Ok? La chiamiamo timeless3 e gli diamo valore vero all'inizio. Poi istanziare, ve l'ho spiegato qual è, istanziare significa dare una posizione di memoria con un nome a una determinata classe. La classe chi è? Timer. Distanza, il nome della classe chi è? Timer con la T minuscola. New è per costruire la classe, è per costruire l'istanza. E che cosa dice? Dice che questa istanza deve essere creata con 3000 millisecondi, questo è il tempo di decorrenza, 3 secondi, 3000 millisecondi, e associata, e contemporaneamente deve essere registrata nella lista ascoltatrice timer listener. Subito dopo, questa è una notazione particolare di come istanziare una classe, che diciamo, qui diciamo, ve lo annuncio, però non ha un nome questa classe, l'istanza di questa classe, perché se istanziata in questo modo, il new serve per creare l'istanza della classe, ma in questo caso non viene dato il nome, perché è una classe anonima. Comunque, vabbè. Infatti il codice da eseguire è subito dopo scritto. Il metodo che verrà richiamato quando cambia, quando sono decorsi 3 secondi, è timeout. E che cosa fa questo timeout? Significa che sono passati 3 secondi, quindi mette a false quella booleana lì, perché sono passati 3 secondi, quindi è false, non è minore di 3, quindi è false, e poi stoppa questa istanza. C'è qualche domanda su questo? Ho capito la cosa è senza nome. Che cosa è senza nome? La classe, l'istanza è senza nome. Come vedete, non è new timer. Timerless. Timer sì, sì c'ha sì, il sì. nome, ma l'istanza che viene fatta dentro di quella classe non ha nome, è una classe anonima. Però è una classe reale, anche se è anonima. Tant'è vero che quando viene compilata, se uno va a vedere come si chiama quella classe, perché gli dà comunque un nome, viene chiamata con il nome della classe principale
che è InventorBot, il nome di questo programma è InventorBot, dollaro 1, lo chiama comunque con qualche modo. Qualche domanda fin qui? Timer stop chiude l'istanza di timer proprio? Si chiude l'istanza di timer. Diciamo che poteva anche non essere messa, perché quando è decorso è finito il tempo. Oh, vediamo i sensori. La classe server constant contiene queste variabili, che sono il tipo, la modalità di misura, cioè la misura, cioè soprattutto il tipo e la misura. Il tipo può essere type light, type touch, temp, rot, raw. Dunque, light è per il sensore ottico, touch per il sensore di contatto, temp per la temperatura, rot è un sensore di rotazione, e raw è se noi vogliamo utilizzare un sensore qualsiasi, mettiamo raw perché non sappiamo come gestirlo, quindi mettiamo raw, potrebbe essere un sensore di qualunque tipo. Per la misura di quel sensore esiste angle, la misura di rotazione, perché nel caso per esempio di un motore voi volete misurare l'angolo, per esempio, no? Bull, booleano nel caso del sensore di contatto, poi c'è degc, temperatura in gradi di Celsius, degf in Fahrenheit, edge fa la, vabbè, questa è una cosa, fa la media delle transazioni, aggiunge uno per ciascun booleano da vero, da falso a vero e viceversa. Poi ci sta PCT percentuale, molto usato, anzi lo uso pure qui, per la misura del sensore ottico, perché la luce può avere intensità da 0 fino a 100 con la percentuale, no? Perché la luce non è tutta intensità, può essere un'intensità bassa, un'intensità alta. Poi c'è il type raw, c'è un valore da 0 a 1023, cioè 5 volte. L'unità di misura, questa è una tabellina per indicare come cambiano le unità di misura in funzione dei sensori. Per esempio il volt 0, c'ha RAW 0, sensor ROM 0, ottico e temperatura C non definito, e contatto in quel caso è 1, e così via, fino alla volt 5, RAW 1023, sensor ROM infinito, ottico 0 e sensore di contatto 0. Vediamo adesso come viene gestito l'evento per il sensore di contatto. Voi avete visto che quando spingo la mano non faccio altro che premere su un sensore di comando e far cambiare lo stato del sensore da rilasciato a premuto. Quindi che cosa faccio? Il sensore sta sulla porta 1, quindi attivo la porta 1 e lo imposto a valore 0, cioè il valore rilasciato. Dopodiché gli imposto sia la tipologia del sensore, quella posta, che è touch, perché è un sensore di contatto, e la modalità di misura, che è un booleano. Lo registro nella lista ascoltatrice dei sensori, che prevede uno stato che si chiama state changed. Questo state changed restituisce dei parametri che sono il sensore stesso e il valore vecchio, cioè quello che aveva precedentemente, e quello nuovo. Quindi se il valore vecchio era 1, cioè se il valore vecchio era rilasciato e ora è 0, cioè il valore nuovo è premuto, cioè contrario, il sensore in stato di premuto fa partire il timer. Fa partire il timer in che modo? Mette il timeless 3 a 3, perché partiamo da 0, no? E faccio partire col timer.start, faccio partire quel timer che avete visto. In questo modo si fa partire. E return. Intanto il timer comincia a contare, no? I secondi.
si stopperà o se qualcuno lo stoppa prima, cioè quando io faccio passare meno dei secondi, oppure quando è decorso il termine. Allora, se sto in questa condizione di premuto, esegue questo codice, abbiamo detto. Altrimenti... Puoi indicare sulla... Come? Puoi indicare sulla lavagna invece che sullo schermo, che uno non vede che cosa stai indicando. Allora. Qui, se passo da condizione di rilasciato a condizione di premuto, sensore in stato di premuto, inizia il timer. Parte il timer, no? Quindi inizia impostando questa variabile a true perché è minore di 3, parte da 0, il timer. E fa timer.start, cioè parte il timer, quello precedentemente che avete visto, e return. Se non sta in questa condizione invece, cioè condizione opposta, cioè io ho rilasciato, allora che cosa faccio? Significa che ho rilasciato, devo andare a vedere che cosa è successo. Allora, prima di tutto, fermo il timer e mi vado a domandare se questo valore qua è diventato false, perché se sto passando 3 secondi è diventato false, no? È diventato no, false, giusto, false. E quindi fa tutta questa sbrodolata di roba, cioè se è minore di 3 suona questi, fa se questi se valori, va se è true quel valore, il timeless tree. Se è true, scusa. Se è true, suona questi, questi suoni qui, fa questi suoni qua, manda avanti il motore C per un secondo, 1000 millisecondi, e lo ferma. Poi suona altre cose, manda avanti il motore A del cappello per 2 secondi e lo ferma, e poi rimanda indietro il motore C quando gira dall'altra parte, perché prima gira da una parte e poi gira, si rimette a posto e ritorna in posizione originale. Chiaro fin qui? Questo se è minore di 3, se no, se è maggiore di 3 fa esattamente altre cose al contrario, insomma, dall'altra parte. Qualche domanda? Ok? Passiamo a considerare il sensore ottico. Allora, il sensore ottico sta sulla porta 3 e quindi l'attivo con Activate è imposto a 0. Imposto il tipo e la misura a sensore ottico, type light, e la misura a tipo percentuale, in modo che posso vedere che valore mi distribuisce quando viene colpito dalla luce. Dopodiché il sensore lo registro nella lista degli eventi. E quindi quando cambierà stato, cioè quando il sensore passerà dallo stato buio allo stato luce, verrà intercettato da questa lista e quindi mandato in esecuzione il codice dentro state time changed. In particolare, questo è un valore empirico, se il valore che io ho rilevato, che è questo, a new value, che mi restituisce questo metodo, è maggiore di 80, per me è forte luce, è un valore empirico che ho messo lì. E che cosa faccio se viene colpito? Mando avanti il motore A per 2 secondi e poi lo stoppo, quello che avete visto. Chiaro? Questi sono i comandi per farlo funzionare il programma. Una volta scritto bisogna impostare la variabile LegiosHome, dove si trova tutto il progetto della Legios. La variabile ClassPath è la variabile Java che sta a indicare le librerie che voglio usare, che sono queste due, PC e RCXCom, che contengono tutte le funzionalità per far funzionare l'RCX. Il path che mi dice dove stanno i binari della Legios e dove stanno i binari del Java, del JDK che io sto utilizzando.
questo qui serve per interfacciare la torre a infrarossi. E poi con LegeSC inventorbot, questo è il programma, inventorbot.java è il programma, lo compilo e poi lo linko e lo mando direttamente dentro la VCX. Chiaro? Questo è per Windows e questo è per Legios e per Linux. Stessa cosa però con i comandi di Linux. Ma uno quindi potrebbe aggiungere dei sensori personali? Sì, anche. Cioè, ormai esistono industrie dei sensori per Legios, per l'NXT soprattutto, non tanto per quelli. Questo è il modello passato. E fatti con Arduino anche. Puoi fare quello che ti pare. No? Cioè, quindi puoi interfacciare Arduino al Legios. Sì, sì. Ci sono un sacco di sensori Arduino che supportano NXT. Sì, siccome che i programmi sono open, non tanto questo qui che è un pochino più proprietario, quanto quello dell'NXT, che è tutto open, compreso l'hardware, e quindi tramite quello tu puoi fare quello che ti pare, perché c'hai sorgenti, puoi scrivere programmi C, puoi fare quello che ti pare, avendo anche le specifiche, i diagrammi hardware, tutto, i sensori. Oh, vediamo adesso come interfacciare l'RCX da web. Allora, questi la Legios non dà soltanto i programmi per il firmware e i programmi per farli funzionare, ma c'è dentro anche un web server. La Legios dà anche un web server e anche un servlet container. Che cos'è un web server? Lo sapete tutti? È il web che è il servitore che quando voi avete un browser e caricate una pagina HTML, non fate altro che spedire un comando HTTP a un servitore che si chiama web server, che prende la vostra richiesta, prende il programma e ve lo dà. Però non basta, perché serve anche un servlet container che andrò a spiegarvi che cos'è. E in particolare questa architettura cosa fa? Dal browser, ovviamente, se questo RCX supportasse il wifi, potrebbe avere un IP e quindi potrebbe essere collegato in rete, e quindi essendo collegato in rete io potrei interfacciarmi direttamente con lui attraverso internet. Purtroppo questo non è possibile perché questo non supporta il wifi, supporta solo infrarossi, quindi passa sempre verso questo aggeggio. Quindi io comandi li devo mandare a una specie di proxy che conosce il linguaggio di questo e quindi prende questo comando HTTP, glielo spedisce e lui lo spedisce al robot. È chiaro? E quindi che cosa fa questo? Io da browser lancio una transazione con un IP, con l'IP una transazione a questo proxy che sta in attesa su una determinata porta, con un parametro, saluto quello a destra o saluto quello a sinistra. E quindi a secondo che se io gli dico saluto quello a destra, lui gira sulla destra. Saluto con la sinistra, gira sulla sinistra, non solo, ma mi manda un messaggio indietro in HTML, eseguito saluto a destra, eseguito saluto a sinistra. Vediamo come farlo. Innanzitutto vi faccio vedere come farlo. Io ho avuto alcuni problemi ultimamente, perché sono passato dalla macchina Windows 32 bit alla macchina Windows 64 bit. Questo oggetto c'ha un firmware che è soltanto a 32 bit, quindi quando andate a provarlo su questa macchina non funzionava niente, e quindi non sapevo come fare perché non esisteva il driver per questo oggetto. E allora ho chiamato un ragazzo di Linux, che qui non lo vedo perché non è potuto venire, Lux, che mi ha installato una macchina virtuale. È online, ti vede? Ah? È online. Che mi ha installato una macchina
virtuale su questo PC. Ora ve lo faccio vedere. E inizialmente abbiamo installato Ubuntu a 64 bit. È stato un errore perché Linux, abbiamo capito che ormai ha più driver Linux che Windows, e quindi supportava questo driver, diciamo, questa porta. Però mancavano le librerie a 64 bit per collegarsi all'Ego, quindi il problema era lo stesso. Allora, a questo punto noi abbiamo deciso, faccio partire anche quell'altra registrazione, di installare. Come si fa a partire? C'è il programma in attesa per farlo partire. Ctrl-Alt-S. No. Quello che abbiamo provato. Non è quello lì in basso, l'ultimo? Questo? Qual era? Fallo ripartire. Sì, vai. No, è già attivo. Sì, sta registrando. Sta registrando, ok, perfetto. Allora, è questa qui la macchina virtuale, eccola qua. Questa era Ubuntu, questa è la macchina Windows XP, l'avvio. Ma insomma, che hai preso? Una macchina a 32 bit? Sì, alla fine. È più semplice. Ho preso una macchina a 32 bit. Allora, il proxy è praticamente questo qua. Si chiama HTTP Proxy e fa parte del package JOSX RCX Con, e lo lanciamo sulla porta 9090. Lo lanciamo e lui si mette in attesa dell'elemento da browser. Quindi startiamo il browser. L'IP dove si trova l'elemento è localhost o 127.0.0.1, quindi localhost. La porta è 9090. Il programma, no, mi sa che hai sbagliato. Come si fa? Ho sbagliato qualcosa. Slash. Il programma si chiama HTTP Inventor Bot. Il parametro saluto uguale sinistra. Andiamo in bio. Andiamo a vedere cosa succede. Scusate, c'è un'altra cosa che dovevo fare. C'è la registrazione dell'USB, del Lego. Quindi chiudiamo un attimo. A parte che... sulla macchina virtuale. No, sì, sulla macchina virtuale. Lo dobbiamo... praticamente lo facciamo da qua. Il browser ti dovrebbe funzionare anche sull'altra macchina normale? Sì, anche sull'altra macchina, infatti dopo lo faccio vedere. Ti conviene? Ecco, ecco fatto. Mi ho dimenticato da dirti che quella sulla porta USB c'era Lego. Ok, adesso va bene. Li facciamo ripartire. Sì, l'ho chiuso, però... Ho capito, però doveva essere sul desktop. Non lo vedo. Sinistra, c'era slide sotto. Ok. Ricominciamo. Host. 9090 slash. Come vedete,
cominciato a spedire il carattere G, che è il primo carattere del comando HTTP GET. Quindi accendiamo questo. Ecco, adesso è molto più veloce. Vedi, sta restituendo qualcosa. Eseguito saluto a sinistra. Vedete? Lo stesso se faccio a destra. Che lo faccio, ma la cosa interessante è che la cosa, visto che sono due macchine, come se fosse questo, come se fosse un server remoto, quindi funziona anche dall'altra parte. Se io qui adesso vedo, cerco di vedere qual è l'IP, dunque l'IP è 10.172.0.172. Quindi se io adesso ristarto il programma e chiamo questa volta sull'altra macchina questo codice qui, HTTP 10.172.0.72, era 0, sì, 0. Saluto uguale a sinistra e do invio di qua, non ha preso nulla, ha dimenticato qua, ah sì, giusto, hai ragione. Saluto a sinistra. E quindi vediamo adesso come viene fatto il programma. Allora, queste sono le specifiche. Allora, fare in modo che il robot emetta dei suoni, alzi il cappello, vabbè, queste sono specifiche, e poi alla fine il robot deve rispondere di aver eseguito il comando in linguaggio HTML. Dunque, cosa serve? Ovviamente, oltre alla base del linguaggio Java, la sintassi del linguaggio Java, serve conoscere l'HTML, la base dell'HTML, se non altro, quelle cosette, e basta. Le servlet. Che cosa sono le servlet? Dunque, le servlet sono Common CGI, Common Gateway Interface. Che cos'è una Common Gateway Interface? È un programma che viene che può essere scritto in qualsiasi linguaggio, non è detto che debba essere scritto in Java, che viene startato, cioè quando noi chiamiamo una pagina HTML, il web server non fa altro che restituirvi quella pagina, ma se noi vogliamo fare eseguire un programma, allora gli diciamo, guarda, starta questo programma e il web server fa
lancerà quel programma. Però in particolare, se la servlet non è un programma eseguibile, come abbiamo detto, no? Perché viene compilato fino all'80%, quindi ha bisogno di un servlet container che supporta, Legios lo supporta. Che cosa fa questo servlet container? Compila, interpreta, diciamo, l'ultima parte, ne crea un eseguibile, lo lancia e lo manda in esecuzione. Quindi, oltre al web server, ci deve essere la Java Virtual Machine che fa compilare, che insomma, dove gira questo programma. Quindi, come avete visto, da shell bisogna lanciare questo comando con le opportune variabili d'ambiente, che è HTTP proxy con la porta porta proxy, e dal browser, e poi c'è l'IP server, quello che avete visto, no? Oh, e questo è il programma l'abbiamo chiamato HTTP inventor bot, estende, cioè eredita dalla classe della libreria che si chiama HTTP servlet, è una servlet a tutti gli effetti, implementa un'interfaccia, vabbè, non vi spiego adesso che cos'è l'interfaccia, è una classe particolare. In questo caso sensor constant contiene solo costanti. E che cosa fa? Vabbè, c'è una parte di inizializzazione di linguaggio HTML, come vedete, sono queste stringhe che verranno spedite di risposta quando viene eseguito il programma. La ricezione, al momento che il brick riceve il comando HTTP, viene startato il metodo doGet. E che cosa fa il metodo doGet? Prende il valore dalla request, la request sarebbe quello che gli viene spedito, estrae il parametro saluto. E se saluto è diverso da null, si va a domandare se il primo carattere è S. Questo anche perché non si va a domandare tutto, anche perché la comunicazione è piuttosto lenta, quindi basta il carattere S che gli arriva, e lui invoca, cioè fa il metodo turnLeft, di cui non ho riportato il codice perché è lo stesso di quello di cui ho parlato precedentemente, fa altro che una serie di emissione di suoni, gira a destra, gira a sinistra e così via, altrimenti dice turnRight. E dopo aver fatto turn left, invoca questo altro metodo che si chiama println, che non fa altro che stampare, cioè scrivere, spedire verso la porta l'HTML1, quelle variabili che io avevo già prefincato, cioè quel carattere HTML, quei caratteri HTML eseguito saluto a sinistra, eseguito saluto a destra. E questo è il metodo, è quello che fa, cioè scrive sul canale di comunicazione questi caratteri. L'esempio è quello che vi riporto in più le variabili che bisogna impostare, che sono legioscom, che sono dove sta il progetto della Legios, classpath, che è la variabile d'ambiente Java, dove per dirgli dove sono le librerie che deve usare, il path, ovviamente l'RCX, la variabile RCXTTY per comunicare con la torre, e poi il comando Java. Oh. Cominciamo a parlare dell'NXT. Allora, l'NXT... Scusa, una domanda. Il doGet partiva da solo o lo dovevi mettere tu dentro? No, il doGet viene chiamato quando riceve una response automatica. Qualunque automatico. Sì. Scusa, chiudi Skype. Oh. No, perché dopo registriamo tutte le... Hai ragione. Di finestra. No, chiudilo proprio. Scusa, perché mi sbaglio sempre. Sì.
Allora, vediamo un po' l'NXT. Ha un doppio microcontrollore. C'ha l'ARM 7 a 32 bit, che è il cuore proprio del processore. 256 KB di flash e 64 KB di RAM. Già cominciamo a avere qualcosa di più potente. E poi ha un coprocessore AVR a 8 bit, 4 KB di flash, 512 byte di RAM. 4 ingressi, quindi c'ha un ingresso in più rispetto all'altro per i sensori. 3 uscite per i motori. Interfaccia USB e Bluetooth. Display grafico 100x64 pixel. Audio playback a 8 kHz, quindi supporta anche i WAV, parla pure, insomma, gli si può fare dei piccoli WAV, gli si può far parlare qualcosa, far dire qualcosa. Possibilità di realizzare un network di 4 NXT, un master e 3 slave, cioè uno principale che comanda altri 3 NXT. Via Bluetooth. Via Bluetooth. Questa è la struttura, c'è il processore main e poi c'è il modulo Bluetooth che comunica il modulo Bluetooth e con il supporto per la batteria e comunica col display, c'è l'USB, il sound, cioè l'uscita per il vocale, poi collabora col coprocessore e ci sono i bottoni che comunicano col coprocessore e così via. Oh, la Lego, subito dopo aver realizzato questo RCX, fece partire un progetto completamente open, questo, sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software. Praticamente la Lego mette a disposizione della comunità dei sviluppatori sia aggiornamenti firmware, tutto il codice che volete, proprio sia il codice C, ovviamente perché è scritto in C, e sia tutti gli schemi hardware, come sia dei sensori, di tutto, il protocollo di comunicazione Bluetooth che usa, tutto, e anche gli strumenti di sviluppo. E questo lo mette sulla Lego. Questo è il sito della Lego. Della Lego Mindstorm. E questo è il robot con cui potete fare diverse cose. L'ambiente di sviluppo, vedete che diventa un po' più professionale questo ambiente, anche molto più bello dal punto di vista grafico. Si chiama Lab View. Oh, vediamo la comunicazione come avviene. La comunicazione con altri 3 NXT, uno è master, gli altri 3 sono slave, ha 4 canali di comunicazione. Sul canale di comunicazione 0 c'è il master. Cioè sul canale 0 da slave al master, i canali 1, 2 e 3 la comunicazione da master agli slave, però la comunicazione è 1 a 1, cioè quando il master è occupato a parlare con uno slave non può parlare con gli altri due, la comunicazione è solo 1 a 1. La comunicazione con gli altri dispositivi tramite Bluetooth può interfacciare sia il PC sia che i cellulari, i tablet, quello che volete. Poi ci sono alcuni che forniscono anche interfacce sensori Wi-Fi, quindi tramite il sensore Wi-Fi può comunicare via Wi-Fi lo stesso con gli altri dispositivi. Inoltre, l'NXT può comunicare con un ricevitore Bluetooth GPS e quindi fornire informazioni sulla sua posizione al PC quando viene interrogato. Inoltre, tramite un sensore infrarossi può comunicare con l'NXT, con l'RCX.
tipo di comunicazione supporta? Allora, da NXT verso si può usare verso, cioè verso NXT si può usare il protocollo LCP, cioè il protocollo LEGO Communication Protocol, fatto proprio dalla LEGO, stabilito dalla la LEGO. In che modo? Indipendentemente dal firmware che ha il robot, si può comunicare tramite questo protocollo, perché Java supporta questo protocollo. Verso e da NXT con programmi Java, che significa che se io ho un firmware Java dentro, posso comunicare da PC con programma Java a programma Java, che è un programma che spedisce e un programma che riceve, con protocollo LCP o con un protocollo inventato da me. Cioè io apro una socket verso che dico io e mi invento un protocollo di comunicazione. Intanto Java è lì, Java è qua, quindi il protocollo lo posso inventare come mi pare. Allora, vediamo i file che ho messi a disposizione per questo Lego da Legios. C'è la versione 091 sia per Windows che per Linux che per Mac, che sono scaricabili dal sito della Legios, come quell'altro. Contenuto dell'installazione, comandi di linea per compilare e per lanciare programmi di supporto, API Legios con i sorgenti, cioè quasi tutto c'ha tutti i sorgenti, tranne determinate librerie fatte da terze parti che non vogliono rilasciare i sorgenti, ma quasi tutto sono tutti i sorgenti, quelli fatti dalla Legios, tutti cioè, sono i sorgenti. Quindi API Legios con sorgenti per creare programmi Java da installare nell'NXT, per creare programmi Java da installare sul PC, ci sono esempi, c'è di tutto. Poi c'è anche il driver USB per NXT, ovviamente pure questo a 32 bit, per piattaforma Mac o per piattaforma Windows. Qui c'è stata una panoramica di comandi di linea, per esempio NXJC per compilare il programma Legios, per linkare, per fare l'upload, per fare il flash della firmware e sostituirlo con quello Java e così via. Programmi di supporto, che per esempio ci sono programmi grafici che permettono il programma che uno mette dentro al brick, può essere lanciato direttamente dal brick, oppure può essere lanciato da un programma grafico che comunica, perché c'ha i comandi di LCP, cioè di LEGO Communication Protocol, che possono startare dei programmi dentro al brick. E poi ci sono le librerie Java, e sono le classes.jar per far girare API Legios per i programmi da far girare nell'NXT, pccom.jar sono API Legios per i programmi che girano su PC e che comunicano con l'NXT. Poi ci sono programmi di tool e programmi per fare i grafici, ma poi ce ne sono un mare di altri messi a disposizione. Blucop è importante, blucop.jav e blucop.gpl.jar sono importanti perché gestiscono Bluetooth. Il primo gestisce Bluetooth sia su piattaforma Mac che su Solaris e che su Microsoft, e l'altro su Linux. E poi ci sono altri programmi forniti da terze parti. Oh, l'ambiente di tool. Esiste il plugin per Eclipse che la Legios raccomanda. È l'ambiente top per la Legios. Poi ci esistono anche dei plugin per NetBeans. E poi esistono anche altri IDE che però vanno associati all'utilizzo di Ant, che è un progetto Apache per la compilazione di script contenuti in un file che si chiama build.xml. Però comunque noi abbiamo utilizzato Eclipse perché è l'ambiente più conosciuto. E passiamo al controllo del robot via web. Le specifiche. Dalla maschera web far camminare il robot avanti e indietro e fermarlo. Se il sensore ottico viene colpito da una luce, far camminare il robot in avanti. Se il sensore a ultrasuoni incontra un ostacolo, fermare il robot.
cosa serve? Ho utilizzato l'ultima versione Java Standard Edition, un GSP Servlet Container, vi spiegherò che cos'è un GSP, la maschera GSP, un bin Java, una servlet. Le librerie Ledgers per far comunicare il robot via Bluetooth e un browser. Vediamo un po' che cos'è una Java Server Page. Dunque, la Java Server Page è simile a una pagina ASP, che è la corrispondente della maschera, è una Java che praticamente contiene sia codice Java che codice HTML, quindi sta un gradino sopra della server. La serverlet serve per restituire pagine web dinamiche. La GSP pure, però lo fa in maniera un po' più astratta, in modo che, e quindi essendo un livello superiore, ha bisogno di un precompilatore, diciamo di un interprete di questo codice. Che cosa fa l'interprete di questo codice? Non fa altro che compilare questo codice e farlo diventare una servlet, quindi trasformarlo in un punto Java. Dopodiché il compilatore, ci sarà un compilatore che lo fa diventare un punto class e poi lo fa diventare in esecuzione. E vabbè, utile per varie cose ovviamente. No, questa è l'architettura che abbiamo usato. Quello che vedete, il riquadro qui intorno, è il contenitore dove gira la nostra applicazione, che abbiamo utilizzato un contenitore che si chiama Tomcat della versione 7.0, che è stato fatto da dal progetto Apache, è un progetto open source anche questo. E che cosa fa? Allora, il dal browser viene richiamata non una pagina HTML ma una pagina GSP, quindi con un'estensione .gsp. Alla pagina GSP è associato un bin. Che cos'è il bin? Il bin di solito viene sempre associato a tutti gli elementi grafici della maschera, cioè per esempio bottoni, testi, eccetera, eccetera. Quando un elemento di questa maschera viene cambiato, viene eseguito il codice corrispondente dentro al bin. Il bin è una classe. È una classe che è associata, che viaggia. Sì, l'interfaccia, parli di un'interfaccia HTML. HTML. Sì, un form HTML semplice. Sì, sì. Tu immagina che a questo form. Cioè sulla action dei diciamo della form ci sta. Praticamente questo bin viene automaticamente chiamato, con un certo modo, automaticamente chiamato e quindi eseguito il codice in corrispondenza di questo. Del nome del campo, per esempio, di un'area di testo, e che nel bin chiamiamo proprietà della maschera, e quindi proprietà del bin. E viene, se per esempio l'area di testo si chiama testo, nel bin troverai set testo per impostare il valore, che viene chiamato quando per impostare il valore, o get testo per leggere il valore. Poi ve lo spiegherò meglio. Comunque, ok. Allora, che cosa fa? Lui parte e a secondo quello che fa comunica in Bluetooth con quel con l'NXT. La parte sotto è stata necessaria perché noi abbiamo in questo caso una comunicazione che va dal browser spingendo i tasti verso l'NXT, ma è una comunicazione a senso unico. Non abbiamo modo, visto che questa è una transazione. La transazione qual è la specifica la caratteristica di una transazione? Che parte, si ferma e sta lì in attesa che qualcuno faccia qualcosa su quella transazione. Sta lì, non viene eseguito nessun codice se nessuno clicca. E quindi c'erano due modi per poter sapere interrogare i sensori, visto che non stiamo facendo niente e vogliamo sapere se questo robot sta spiaccicandosi su un muro, per esempio, no? Quindi dobbiamo sapere che cosa sta intercettando l'ultrasuono, mettiamo. Allora, proviamo a farlo in due modi: o mettendo in refresh la GSP, cioè come fanno le pagine dei giornali che si refreshano, no? Si refreshano e fanno partire qualcosa, ma era brutto, non mi piaceva. Oppure fa startare una servlet
la prima, una volta sola, come vedete, una servlet, che fa partire un thread e sta lì in memoria ciclicamente, e ciclicamente ogni due secondi, un secondo, quello che è, si va a interrogare che è successo, il bottone è stato premuto, che cosa è l'ultrasuonica, che valore che c'ha di valore davanti, c'è qualcosa, il sensore ottico è stato colpito da una luce, ogni volta sta lì a domandarsi queste cose e poi le restituisce e fa delle azioni se si verificano. E questa è l'architettura. La maschera che viene mostrata è questa, cioè avanti, per mandare avanti il robot, stop per fermarlo, indietro per mandarlo indietro, muovere le braccia, questo è stato necessario, disabilita suono, perché quando il robot cammina procura dei suoni e siccome che il suono fa fare altre cose, ho dovuto disabilitarlo perché sennò creava problemi e quindi l'ho dovuto disabilitare. Vediamo come viene fatto. Prima lo accendo, vediamo che cosa succede. Vediamo che c'è un problema. Serve che gira lì sopra, sta in attesa, oltre di quello che dicono i sensori, anche di quello che gli mandi dei comandi. No, adesso è solo acceso, non sta girando nessun programma. Io adesso, quando faccio partire il programma, lui la prima cosa che fa è connettersi a lui, e allora lui si mette in attesa di ricevere comandi. Infatti, come vedete, ora parte, faccio partire Tomcat, parte il blue cover e comincia a vedere il thread. Sta spedendo i valori che per tutti i sensori. Quindi a questo punto, se io mando avanti il robot, purtroppo c'è un problema di coordinazione, lo devo vedere. Oppure muovere le braccia. Lo mando avanti e lo fermo. Oppure abilito il suono. Ah, oppure anche il sensore di contatto. Solo così. Oppure abilito il suono in modo che percepisca gli umori. Ok. Allora, vediamo un po' come viene fatto tutto questo. Vabbè, i prodotti usati sono la versione Java 7, il server container è 7.0, i programmi sono alex.gsp, la gsp, webnxj.java, il bin, la servlet è servlet.java, vabbè, ci sono i libri pc.com e bluecov, il browser Internet Explorer, Firefox o Google Chrome è la stessa cosa, e Eclipse. La prima cosa che si fa è creare il collegamento Bluetooth con Nextif. Questo è un collegamento che viene fatto dalla macchina. Dopodiché bisogna copiare le librerie pccom.jar, bluecov.jar nella directory lib di Tomcat, eseguire il deploy dell'applicazione, della web application. Il deploy è un'operazione che fa, come posso dire, mette insieme tutti i pezzi, diciamo così, che sarebbero applicazione e robotic, sarebbero alex.gsp, webnxj.class e sensor servlet.class, far partire Tomcat e caricare la pagina. Vediamo le classi usate. Allora, l'nxt command è la classe per la spedizione e la ricezione dei comandi da e per NXT.
Il motor, proprio questa volta, in particolare il motor B e il motor C, sono i motori collegati alle porte B e C, che sono le gambe, e il motor A, il braccio. Sensor port per gestire la porta di un sensore, per esempio sensor port punto S1 è il sensore ultrasonico collegato al sensore ultrasonico, e poi ci sono tutti i vari sensori, light sensor, sound sensor, ultrasonic sensor, touch sensor. Vediamo, la classe NXT Command contiene tutti i comandi da NXT spediti con il protocollo LCP. Come è fatto questo protocollo? Allora, nel primo byte contiene il tipo di comando. Per esempio, lo faccio vedere dopo, un esempio. Comando di sistema con risposta. Per esempio, questo è il tipo di comando che io sto spedendo all'NXT. Nel byte 1 il comando, per esempio, riproduci un suono contenuto in un file. Dal 4 in poi sono dati informativi necessari al comando, come per esempio il nome del file contenente il suono da riprodurre. Quali sono i comandi? Allora, cioè, se c'è scritto 0 è decimale, significa comando diretto con risposta, cioè praticamente ci si aspetta che l'NXT risponda a qualcosa. Comando il byte 1, command reply, comando di sistema con risposta, il byte con valore 2, comando di risposta, cioè quello che sta rispondendo l'NXT, 80 esadecimale, comando diretto senza risposta, 81 esadecimale, comando di sistema senza risposta. Questi sono i comandi di sistema, per esempio open read, apri i file di lettura, che è 80 esadecimale, e così via, read è 82 e così via. Questi sono invece i comandi diretti, start program, stop program e così via. Qui ancora i comandi diretti. Facciamo un esempio, supponiamo che vogliamo chiedere all'NXT la versione del firmware. Allora noi mandiamo un pacchettino di byte. Uno, nel primo byte c'è scritto 1, che significa tipo di comando sistema con risposta. Nel secondo byte c'è scritto 88 esadecimale, che significa get firmware version. Comando ricevuto qual è? Nel primo byte ci sarà scritto risposta, tipo di comando risposta. Nel secondo byte, sempre 88 esadecimale, a chi sto rispondendo, get firmware version. Il byte 2 contiene 0, se è andato tutto bene. Un valore maggiore di 0 se c'è sta qualcosa che non va. Dopodiché c'è nel byte 3 la versione minor del protocollo, byte 4 la versione major del protocollo, nel byte 3 5 la versione minor del firmware, e il byte 6 la versione major del firmware. Significa che la risposta sarà che il protocollo, la versione del protocollo è 1.2 e la versione del firmware è 1.3. Come vedete sono scritti al contrario i numeri perché supporta una notazione che si chiama Little Endian. È chiaro? Vediamo un po' la pagina come è fatta. La prima istruzione dice semplicemente questo. Allora, il bin associato a questa pagina è un'istanza della classe WebNXJ che fa parte del package Linux. Gli diamo nome, l'istanza del nome è robot bin ID, gliela diamo noi arbitrariamente. Scopo quale session sta a indicare che questa bin durerà per tutta la durata della sessione, dal momento in cui si starta il programma fino a quando si stoppa. Ci sono altri scopi. Cioè la sessione è la sessione. La sessione è l'utente. L'HTML, cioè fino a quando sono collegato. Sì, fino a quando tu sei collegato. Fino a quando non chiudo il browser.
Non abbandono più i bruti, sì. Quella è una vita di sessione, cioè la vita di applicazione fino a quando non chiudo il Tomcat application. E poi ci sta anche la vita di request, cioè dura soltanto quando spedisco e basta. Dunque. Dopodiché vabbè c'è il titolo, test di Alex, e qui inizia la maschera che gli dice che quando succederà qualcosa a questa maschera devo startare la maschera Alex GSP. Dopodiché gli dico di impostare tutte le proprietà, di prendere in considerazione tutte le proprietà della maschera con set property. Tralasciamo un attimo questo codice, che è codice Java. Sotto ci sono dei comandi per costruire i bottoni, che uno sarà il bottone avanti, l'altro stop, l'altro indietro, saluta, bottone suono, e quando clicco su quel bottone verrà eseguito il codice contenuto dentro il bin. Il suono non fa altro che fare una get property della proprietà suono, che sarà on o off, quella che avete visto sotto. Il codice che cosa fa? Non fa altro che startare quella famosa servlet dell'architettura che avete visto. Quindi dice string inizio, prende una variabile che chiamiamo ad inizio dentro la sessione. Se non c'è niente, significa la prima volta. Se non c'è niente, inizio uguale ok e lo metto in sessione, così la seconda volta lui lo troverà e non eseguirà più questo codice. Che cosa fa questo codice? Non fa altro che richiamare la servlet da quale farà partire il thread. Ok? Allora, che cosa succede quando voi spingete il bottone indietro, per esempio? Viene eseguito questo codice. Modulo.b.backward va indietro, modulo.c.backward. Con avanti va avanti, con stop lo ferma, niente di particolare, codice semplicissimo questo. Col saluto fa partire il motore A per 2 secondi. Se io spingo su abilita suono, se suono uguale a on, lo metto off, altrimenti lo metto on. Ma siamo nella servlet adesso. Questa non è la servlet. Non è ancora la servlet. Questa è il bin. È il bin che è associato a GSP. Ancora gira sulla... Perché quando io interagisco sugli sensori, allora viene intercettato dal thread che è stato lanciato alla servlet. La servlet infatti è questa. La classe servlet estende HTTP servlet, quindi è una servlet a tutti gli effetti. La prima cosa che fa una servlet, cioè quando viene startata, viene invocato il metodo init, che non fa altro che istanziare i vari sensori sulle varie porte. S1, S2, S3, S4. Dopodiché viene invocato il metodo doGet, il quale che cosa fa? Fa partire il thread e rispedisce la pagina alex.gsp. Quindi il thread comincia a macinare, a testare i cursori e i sensori, e la pagina Alex viene visualizzata. Quindi sono cose che avvengono in parallelo. Queste. Il thread che fa? Quando il thread viene startato, viene invocato questo metodo che si chiama run, il quale che cosa fa? Prende dalla sessione prende il bin che sta in sessione e si chiama robot bin id e comincia a fare i test sui vari sensori. Se touch expressed fa il beep, quello che avete sentito. Se dopodiché si va a verificare la verifica di un ostacolo. Che cosa fa? Se c'è un se il suono è off e la distanza di questo ostacolo, questo è l'ultrasuono,
è minore di un certo valore, questo qua a caso ho messo 30, e il motore si sta muovendo, allora io faccio lo stop e faccio buzz, quello che vedete, il buzz. Questo invece è il controllo sull'ottico. Se il valore della luce è maggiore di 50, manda avanti il robot. E poi lo stesso verifico l'intensità di un forte suono. Se il suono è on e il valore è maggiore di 20 e il motore non si sta muovendo, lo faccio andare indietro. Scusa, quindi il VIN rimanda quando uno preme un bottone? Quando premo un bottone, il VIN viene seguito. Viene seguito e quindi manda i comandi? No, la servlet è un conto, il VIN è un altro. Il VIN esegue, viene chiamato quando tu premi un bottone, per esempio. Però viene eseguito nella PC, sul PC. Sì, nel server. Nel server. Invece il thread non fa altro che intercettare, cioè verificare, mandare dei comandi verso il robot. Il robot risponde a quei comandi dicendo lo stato dei sensori. E a secondo quello che risulta viene mandato un comando, sempre della Lego Communication Protocol, che fa andare avanti il robot, lo stoppa, eccetera, eccetera. Cioè, in questo caso il robot è completamente slave di quello che sta girando sul PC, lui intercetta comandi e fa azioni. Cioè, sì. Lo sta girando come nel primo no, esempio. No, in questo caso intercetta comandi e fa azioni. Quindi non c'è nessun programma caricato no, lì sopra. No, in questo momento no. In realtà poi vi farò vedere anche dei programmi caricati dentro. Questo è un annuncio, cioè l'evoluzione di Lego Mindstorm. Questo è il prossimo brick che verrà venduto a metà dell'anno, che sarà chiamato EV3, della terza generazione Evolution 3, con le seguenti caratteristiche. Può essere programmato direttamente nel brick, avrà più memoria e potenza di elaborazione, avrà firmware Linux. E avrà porte USB e slot di espansione SD. Supporterà il WiFi con piena compatibilità con piattaforma iOS, cioè della Apple, e Android. E poi ci avrà anche un manuale di costruzione con 17 robot diversi. Qui ce n'è uno, per esempio, che rappresenta un serpente. Sì, infatti penso che gli appassionati di Linux faranno i salti di gioia a questo punto, perché ci stanno comunità immense sulla Lego che si scambiano i progetti, eccetera. Adesso che c'hanno Linux è ancora meglio, no? Vabbè, questi sono vari link, Legios su geforge.net, dove trovate i sorgenti della Legios, mindstormlego.com e alcune... un paio di siti che gestiscono sensori, tra cui alcuni sensori che sono proprio Arduino. In particolare questo mio amico mi ha fatto, mi ha spedito un progetto che sta cercando di far partire, un progetto di formazione di robotica in Italia per le scuole, Webbot, per i bambini, per gli studenti, per i ragazzi. Vuole introdurre nelle scuole la robotica, ma è un'iniziativa che sta cercando di portare avanti lui. Non ho voluto pure parlare, anzi pensavo che venisse, invece non è venuto. E va bene, ho finito. Domande? Una cosa vi posso far vedere, anche un programmino... Così
parte. E così. Intercetta insomma la distanza. Ok, adesso provo finito. Se c'è qualche domanda. Io. Dimmi. Ma quanto viene uno di questi in media? Questo lo, veramente quando l'ho comprato anni fa, me l'ha portato un amico dall'America, quindi perché non esisteva in Italia, l'ho pagato intorno ai 2,50, adesso sta a 300. Mm-hmm. E lo stesso forse costerà la versione nuova. Però poi dopo ho dovuto comprare, ultimamente ho comprato anche qui la batteria, perché questo andava con l'estilo. Era un disastro perché ogni volta dovevo smontarlo completamente, andare a mettere l'estilo ricaricabile, poi rimetterlo dentro il macello. Invece poi ho comprato questa, con un'ottantina di euro l'ho comprato, questo è il costo, insomma, sia questo che il caricabatterie. Poi c'è tutta una serie di sensori, poi. Di un messaggio. Va bene così? No, qualche cosa quello tuo. Aspetta che stava provando a mandare il messaggio. Che cosa stai provando a fare? No, mi stavo associando con il robottino. Bluetooth. Dopo come fai a comandarlo? Nel prossimo forse imparerò a spedire comandi tramite Android. Ma questo è pure Wi-Fi, così detto è Wi-Fi, quindi penso che fare anche. Questo no, questo no, non è Wi-Fi. Il terzo sì, sarà Wi-Fi. Questo è il sensore Wi-Fi, non c'è. No, è ultrasoni e Bluetooth. Come va? Allora, qua alla fine si è. Lo trovo.